Benvenuti ragazzi al solito appuntamento quotidiano. Ricordatevi, se siete interessati a pormi una domanda, potete mandare un messaggio utilizzando il bottoncino via messaggio presente direttamente sulla mia pagina e io, se possibile, vi risponderò. Ciao ragazzi, bentornati. In questo video voglio parlare di un concetto un po' particolare, ossia della verticale con la pancia a muro. La verticale alla pancia al muro viene a tutti gli effetti osannata per la sua efficacia nel far capire quello che dovrebbe essere l'allineamento del corpo e dei segmenti corporei nello sviluppo della verticale, per poi avere un buon transfert di tutto quello che è il lavoro specifico a terra e che richiede un maggiore equilibrio. Quindi, prima di andare a fare tutto il lavoro di equilibrio, dobbiamo già avere immagazzinato in testa e memorizzato quello che dovrebbe essere l'allineamento del corpo e dei segmenti corporei. Quindi, questo io lo do per scontato. A questo punto possiamo andare a pensare come rendere effettivamente efficace la verticale al muro. Nel momento in cui noi andiamo ad eseguire la verticale, non dovremmo andare a, diciamo, lavorare troppo con i muscoli dell'avambraccio per riuscire a correggere la posizione. Dovremmo quasi riuscire a mantenere la posizione sul palmo della mano in modo da poter ridurre, diciamo, lo sforzo di determinati settori muscolari ed evitare che questi, una volta portati al affaticamento, ci inducono a scendere dalla posizione. Dobbiamo assolutamente cercare di minimizzare il più possibile questa problematica. Quindi, il tipo di verticale che vi propongo io adesso di farlo si esegue con un paio di cubi, quelli da verticalismo. Tutto quello che dovete fare è andare a portare questi cubi a circa 5 cm dal muro e, quando siamo in una posizione di verticale, cercare di distendere le dita. Allora, andando a distendere con le dita, noi non possiamo fare forza sui cubetti, come anche non potremo fare forza a terra. In questo modo, l'unica soluzione che abbiamo per tenere le spalle aperte è sicuramente quella di utilizzare i trapezi. Quindi, questo è sicuramente un ottimo modo per evitare di prendere l'abitudine di dover per forza andare a correggere alla morte la verticale quando ci troviamo ad eseguirla libera, ma piuttosto cercare di sentire il peso sulla parte corretta delle mani e imparare ad aprire le spalle correttamente con i trapezi. Quindi utilizzate questo esercizio se volete migliorare quella che è l'attivazione dei trapezi nell'apertura delle spalle, onde evitare di estendere eccessivamente la spina dorsale, cosa che non si deve fare perché non è un corretto metodo di riallineamento del corpo andare a estendere la spina dorsale. E quindi inseritelo nei vostri allenamenti e ovviamente ditemi se lo trovate efficace.